Ciao a tutti, allora io ho una priorità in questi giorni. Allora, stavo dicendo che io ho una priorità in questi giorni, che non è tanto quella di fare video, quanto piuttosto quella di rispondere a tutti i commenti e ringraziare tutte le iscrizioni che mi sono arrivate. Per cui sono un po' impegnata in questa cosa, però oggi ho voluto comunque fare questo video veloce perché comunque un video di ciance, per cui non è che mi occupi poi molto tempo nel montaggio. Perché il lavoro fondamentalmente poi una volta fatto lo fa il computer e addio piacendo anche YouTube. E quindi volevo fare questo video e volevo farlo adesso. Allora, il video è appunto la mia routine viso, perché della maggior parte dei prodotti che adesso andrò a farvi vedere, ne ho già parlato diverse volte, ne ho parlato quando ho parlato delle pelli sensibili, nelle varie review, eccetera, ma non avevo mai messo i pezzi tutti insieme. E quindi ho pensato che fosse arrivato, anzi, è arrivato il momento di mettere i pezzi tutti insieme. Anche perché questo è il secondo motivo per cui volevo fare questo video adesso. Come vedrete, molti prodotti sono agli sgoccioli. E quando saranno finiti, perché io aspetto comunque di terminarli, la mia routine viso cambierà parzialmente. Alcuni prodotti rimarranno, altri invece se ne andranno. Se volete avere delle anticipazioni su quale sarà la mia nuova routine viso, basta che andiate nei commenti della review che ho fatto sulla Relastil. Lì troverete i commenti di una persona che si chiama Consapevolizzazione, che grazie al cielo mi ha incrociata e ha lasciato su diversi video dei consigli molto precisi e molto puntuali che io ho deciso di seguire. Poi ci siamo anche scambiate dei messaggi privati, ma adesso non vi dico tutto, perché se vi dico tutto adesso poi fra qualche mese che video faccio? Nessuno. Per cui niente, parliamo allora di quello che era la mia routine viso ora come ora e ancora per qualche giorno. Allora, iniziamo dal mattino. Allora, io il mattino mi lavo con un latte detergente, che è questo latte detergente qua di questa ditta che si chiama Edelweiss. Allora, io uso tantissimi prodotti di questa ditta qua, anche per i bambini. Sono prodotti assolutamente certificati, sono assolutamente eco bio, hanno tutte le certificazioni. Sono eco bio e come vedete questa sarebbe la data di scadenza, vedete, maggio 2012, quindi non è 6, 8 mesi, un anno dall'apertura, ha proprio una sua data di scadenza, come se fosse un prodotto alimentare, perché è assolutamente naturale. Perché sono restia a parlarvi di questa società? Perché questa società vende soltanto tramite venditrici, un po' come la Just per intenderci, solo che questa qui è completamente naturale. Io ho la fortuna di avere una venditrice dalle mie parti, per cui uso tantissimi prodotti che come fascia di costo sono una fascia di costo medio-alta comunque. Io vi metterò sotto il sito, che in realtà non dice moltissimo. Se volete mettervi in contatto per ricevere magari cataloghi, per capire se ci sono dei venditori nella vostra zona, io comunque ve lo lascio. Allora, quindi mi lavo il viso con questo latte detergente. Dopodiché passo un tonico, che in realtà è un'acqua solare, sempre della stessa ditta, che in estate lo uso come acqua solare, però in realtà è un tonico e ha un profumo di mente di lavanda che trovo molto rigenerante il mattino. In più contiene citronella, per cui le bestie, le zanzare, le muespe mi dovrebbero pure stare alla larga, non che ne siano in questo periodo, ma sono in agguato, pronte per arrivare. Dopodiché passo l'acido ialuronico, questo è il Deep Filler dell'Inca Rose e lo metto principalmente sulla zona del contorno occhi, sulla fronte e intorno alle labbra, però in realtà è così fluido che poi do una passata su tutto il viso. Fa seguito due prodotti che conoscete già, il Perfectionist, o comunque ci ho fatto le review, il Perfectionist CP dell'Estée Lauder, che come vedete è in dirittura di arrivo. Questo avevo seguito il consiglio di Demise Rettore per provare questo prodotto e subito dopo vi metto questo che avete anche visto, che ormai siamo sempre più in dirittura d'arrivo, ma un po' di prodotto lì ce n'è ancora, che è questo qui della Relastil, l'ultimo contorno occhi che ho voluto provare. Dopodiché metto la crema giorno. La crema giorno, che è questa qua della Derma, che vi avevo già anche fatto vedere quando ho parlato della linea Derma, la Sensifaze per pelli miste a tendenza grassa, una crema estremamente leggera che io uso anche nel periodo invernale, devo dire che mi è sufficiente, non è come idogena, eccetera, eccetera.
Quindi questa è la mia crema giorno. Dopodiché vado a pigliare il caffè, cerco di riprendermi e passo poi alla fase intonaco della base che avete visto. La sera la sera uso come struccante occhi questo, che adesso lo vedete in un altro boccettino, però è olio di sesamo. Ho usato in precedenza anche l'olio di jojoba che mi era stato consigliato da Gatta Spelacchiata, e questo qui è stato consigliato da Goddess Inspired. Entrambi, sia il sesamo che l'olio di jojoba, struccano benissimo anche il waterproof, questo forse è leggermente più leggero, costa sicuramente meno perché comunque mi sembra di aver pagato 8 euro il mezzo litro, il 7,50. Strucca benissimo, non è come edogeno, quindi va benissimo per struccare gli occhi la sera. Dopodiché, ecco che non le ho tirate fuori, il resto del viso io francamente mi affido alle salviettine struccanti. Lo so, qualcuno storcerà il naso, però io vi assicuro che con queste qua della Fria mi trovo davvero bene. Poi, per essere sicura che effettivamente sia andato via tutto il trucco, aspettate che ho un altro pezzo qua sotto, passo ancora questa lozione tonica, sempre della linea Edelweiss, e così verifico soprattutto nella zona degli occhi che non ci sia assolutamente più traccia di trucco. Una volta che ho fatto questo, mi lavo una volta al giorno con il sapone di Aleppo al 30% della Nour. Questo ho seguito il consiglio di Giorgia April, che tra l'altro ho visto che ha messo su appena adesso un giveaway con i prodotti della Nour. Io dalla Nour ho preso questo, poi ho preso una taglia da viaggio del sapone intimo, poi ho preso una taglia viaggio del bagnoschiuma perché lo volevo provare, però adesso è ancora l'altro che sto usando, quindi non l'ho ancora provato. E sono tra l'altro stata omaggiata di una saponetta, sempre a sapone di Aleppo, però aromatizzata, al 15%. Non ce l'ho e stupidamente non ho fatto neanche una fotografia, perché ho voluto darla a due mie amiche, madre e figlia, quindi la madre con che ha la mia età, che ha una pelle tendenzialmente grassa con diversi punti neri, e la figlia che invece ha 15 anni ed ha una pelle acneica, e gli ho chiesto di provarlo, di dirmi le loro impressioni, così poi magari più avanti farò una review per dirvi la mia opinione su questo e l'opinione delle mie amiche invece su quella al 15%. Dopodiché passiamo, una volta che sono lavata, metto questa, la di Soreal, che è una crema contro gli arrossamenti, una crema leggera anche questa, di questa ne avevo parlato quando ho parlato della linea Aven, tratta gli arrossamenti localizzati, la metto una volta al giorno, appunto la sera, e 30 ml, ma mi sta durando da una vita davvero, adesso non mi ricordo quando l'ho aperta, ma da tantissimo tempo, non mi ricordo quando ho fatto quella review, ma era già questa qua, quindi veramente dura un'eternità. Dopodiché passo questo, vediamo se si mette a fuoco, che è il Perfectionist, che come vedete anche questo, sta, non so se si vede questo boccettino, sì, sta arrivando addirittura d'arrivo, il Perfectionist CP dell'Estée Lauder, ecco, forse così si vede, anche questo su consiglio del mio rettore, che è un siero, e anche questo lo metto fondamentalmente nella zona degli occhi, sulla fronte e nella zona intorno alle labbra, e si assorbe subito. Dopodiché rimetto il Perfectionist CP dell'Estée Lauder e rimetto il contorno occhi. Come crema notte io in realtà non uso una crema da notte, tempo fa, non mi ricordo quando, sicuramente ancora non mi interessavo di make up, di cura della persona, seguendo così una trasmissione televisiva in cui si parlava di creme, cremine, setiste, massaggi eccetera eccetera, veniva intervistato uno di questi dottori, dermatologi eccetera, e a un certo punto la giornalista gli fa: sì, però se una persona non ha assolutamente possibilità di spendere soldi, come può fare? E lui aveva detto: basta semplicemente dell'olio di oliva. Per cui io la sera, solo in inverno, perché d'estate sarebbe insopportabile, metto, travasato in questo botticino, questo è olio extravergine di oliva, e vado anche ad aggiungere una o due gocce, non di più, di arancio dolce, di olio essenziale di arancio dolce, che è un ottimo
rivitalizzante. L'unica cosa, lo uso esclusivamente la sera e non lo uso comunque in estate, perché se lo usate di giorno il sole potrebbe procurarvi delle macchie. E non è proprio il caso, perché già va bene così, ci mancano solo le macchie ancora. E questo è quanto. Allora, cosa rimarrà fondamentalmente? Beh, rimarrà sicuramente il latte detergente. Cioè, anzi, faccio prima a dirvi che cosa verrà sostituito. Verranno sostituiti fondamentalmente questi due prodotti qua, cioè i veri e propri antirughe. Perché la mia crema rimarrà la crema abituale, il tonico, il latte detergente, l'acido, l'acido ialuronico, quello non si muove. Ecco, anche questo. Questi tre prodotti, quindi fondamentalmente i tre antirughe, verranno sostituiti da altre creme e da altre maschere. Ah sì, una volta alla settimana, quando faccio lo scrub, eccetera, faccio anche una maschera che... Adesso era l'ultima che avevo, quindi l'ho aperta, che è questa qua della Fria, con la quale io francamente mi trovo bene. Mi trovo bene. Sarà piacevole soprattutto a farla in estate, perché questa è bella fredda. E quindi in estate sarà sempre anche questa qui con acido ialuronico. E questo mi pare sia tutto. Come vedete, alcune cose sono assolutamente biologiche e altre assolutamente non lo sono. Questo perché io non sono ancora entrata con tutti e due i piedi nell'ecobio. Sono ancora un po' un rapporto conflittuale. Anche perché il discorso dell'ecobio è un discorso ampio che non riguarda soltanto la cosmesi, ma riguarda anche la cura della casa, il lavaggio dei vestiti, eccetera. Quindi magari lo rimanderò a data da destinarsi. Va bene, con questo vi ringrazio per aver seguito il video, vi ringrazio ancora per tutte le iscrizioni. Sono anche indietro nella visione di tonnellate di video che voi avete messo su, però la mia montagnola di roba da stirare è abbastanza alta, per cui io normalmente quando stiro quell'ora e mezza, 2 ore in cui mi metto al computer, finalmente riesco a vedere tutti i video o quasi tutti e quindi rimettermi un po' in pari. Va bene, adesso basta, vi saluto al prossimo video. Ciao!